Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di Neon Brothers di Alice Berti, il suo primo graphic novel edito Bow Publishing al prezzo di 20 euro. Come forse si può intuire un po' dalla copertina, ma soprattutto dal retro, ci troviamo in Gran Bretagna, in una Londra un po' distopica, molto post-Brexit, in cui le persone hanno essenzialmente due possibilità. O scelgono di lavorare per le corporazioni, quindi avere un lavoro, diciamo, controllato, una vita tranquilla, agiata, però seguendo certe regole, oppure andare contro queste regole facendo una vita di strada, mettendo su delle bande che si sfidano poi fra di loro. Per campare questi gruppi sostanzialmente devono seguire delle missioni che vengono affidate loro dalla federazione, che guadagna mostrando al pubblico gli scontri fra queste bande. Noi seguiamo in particolare un gruppo, quello dei Neon Brothers, formato da personaggi molto diversi fra di loro. Innanzitutto abbiamo Wakaba, una ragazza di 12 anni molto ribelle, è lei, diciamo, la mente dietro la formazione di questo gruppo. C'è inoltre Nikolai, un giovane ragazzo che non ha tanti stimoli nella sua vita, ha provato a cercarsi un lavoro, diciamo, convenzionale, ma non riesce mai a tenersi stretto un'occupazione. Lavanda invece è un medico, ma non ha trovato lavoro nel suo campo, ha perso completamente fiducia nella società e si è data quindi alle bande. Murray e Dom sono amici di infanzia, di vecchia data, in realtà erano amici anche di Lavanda, poi i loro percorsi si sono un po' diversificati, si sono persi un po' di vista, loro due però hanno continuato a lavorare insieme. Questo graphic novel, al di là dell'aspetto un po' distopico, delle lotte, le avventure, le missioni, eccetera, eccetera, è un fumetto molto molto dinamico, c'è tantissima roba in mezzo, forse un po' troppa per i miei gusti, ma comunque mi ha conquistata per una delle grandi tematiche che vengono affrontate, ovvero quello dell'amicizia. I nostri protagonisti sono tutti molto diversi fra di loro, hanno anche passati differenti, ma ciò che li accomuna è che in un qualche modo si ritrovano soli, perché magari hanno un certo tipo di ideale, hanno dei sogni che a loro sembrano irraggiungibili, hanno magari delle famiglie che non sempre li hanno capiti o li hanno sostenuti e quindi hanno sentito il bisogno di crearsi una loro famiglia, che è poi quella dei Neon Brothers. Gli amici alla fine sono la famiglia che ti scegli. È una cosa che mi ha colpito tantissimo, perché come accade spesso nelle famiglie, diciamo, di sangue, anche se passa tanto tempo senza vederci, quel legame comunque rimane. Ed è quello che accade anche ai personaggi della storia, nonostante le diversità, la differenza magari anche di età, di obiettivi, di sogni, c'è comunque qualche cosa che li lega. Nonostante le diversità, la lontananza, il tempo passato, come nel caso ad esempio di Lavanda, Dom e Murray, questo legame rimane, perché sostanzialmente si basa sull'affetto, sull'amore. C'è un passaggio bellissimo in questo fumetto in cui si dice proprio che tutti noi nasciamo dall'amore. Ed è bello pensare che anche nel momento in cui ce ne andiamo, comunque saremo circondati d'amore, dalle persone comunque che ci volevano bene. Questo riassume, secondo me, uno dei grandi punti di forza del fumetto. Questo legame molto speciale che si crea anche tra persone, diciamo, estranee, che non hanno alcun motivo di stare assieme, di incontrarsi, se non appunto l'unione per ideali, sogni, amore. Sarà forse anche per il periodo in cui viviamo, ma questa botta, diciamo, di amicizia ed affetti mi ha un po' rassicurata, diciamo, perché in questo momento magari non possiamo vedere fisicamente tantissime persone, non sentiamo il contatto che avevamo prima dell'isolamento, ma in realtà tutti i nostri affetti sono sempre con noi, non importa se non ci vediamo magari per del tempo. L'affetto si può coltivare in tanti modi diversi e non è la distanza fisica a creare veramente distanza fra le persone. Non so, ho fatto molto questo ragionamento leggendo, soprattutto pensando al trio d'amicizia che dopo appunto la scuola si sono praticamente persi di vista, eppure quando si sono incontrati era come se tutto quel tempo non fosse mai passato. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo della storia riguarda appunto i sogni. I personaggi sono tutti giovanissimi e nonostante questo hanno perso totalmente fiducia nella società, pensano di non avere un vero e proprio futuro e i sogni che avevano magari da piccoli li hanno completamente abbandonati proprio perché magari finito il liceo o l'università
si sono ritrovati in un mondo che non era forse pronto ad accoglierli o che non era fatto su misura per loro, e quindi cercano di riscrivere le regole del gioco, di trovare un modo per entrare, per poter vivere in questo mondo. È molto interessante perché, nonostante l'ambientazione sia appunto fantastica, ci troviamo in un posto in cui la Brexit è ormai storia antica, di base questo sentimento di incertezza è quello che vive tantissimo anche la mia generazione al giorno d'oggi. Il non sapere che cosa fare della propria vita, avere dei sogni che sembrano appunto irrealizzabili, non sentirsi accettati da questa società, non sentirsi su misura. Si cerca sempre un modo per adattarsi, che però priva le persone un po' della loro libertà, della loro personalità, dei loro ideali, ed è per questo che molte persone si spingono a creare delle bande, per poter continuare a vivere secondo i loro ideali. Per quanto riguarda i disegni di questo fumetto, sono rimasta super super entusiasta. Non conoscevo benissimo l'autrice, la seguivo già da un po' di tempo su Instagram perché avevo visto che avrebbe pubblicato appunto un fumetto per Bao, però devo dire che sono rimasta molto molto contenta perché il tratto è super frizzante, vivace, giovane, un po' cartunesco. È un fumetto molto molto colorato e questo tocco un po' anche di colori pop, secondo me, rende la storia ancora più, tra virgolette, futuristica. Forse è una cosa un po' frivola, ma ho apprezzato tantissimo anche il modo di vestire i personaggi, non soltanto i protagonisti, l'ho trovato molto trendy. E secondo me rispecchia bene il periodo e il luogo in cui si trovano queste persone. Londra, ai miei occhi, è sempre stata una città comunque inclusiva, variegata, in cui convivono tantissime persone da culture molto molto diverse. Come vi dicevo poco fa, non sono magari rimasta super rapita dalle corporazioni, federazione, questa divisione, ma tutto il resto, tutto il contorno mi è piaciuto veramente tanto. Mi è piaciuta la diversità dei personaggi, non soltanto graficamente parlando, ma proprio anche caratterialmente. Magari non si entra sempre super in profondità, alla fine una storia autoconclusiva, nemmeno troppo lunga, per lo spazio che c'era, secondo me si è trattato molto molto bene sia i personaggi che le varie tematiche. Se state cercando una storia un po' movimentata, avventurosa, ma che soprattutto parli di amicizia e dei sogni dei giovani d'oggi, secondo me questa è la lettura perfetta. Punto in più, Wakaba, una delle protagoniste, se non la protagonista indiscussa di questo fumetto, perché nonostante la giovane età è frizzantissima, è una ribelle veramente super simpatica, è pure giapponese e mi piace tantissimo il suo stile. Fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti se lo avete già letto, che cosa ne pensate o se con questa recensione vi ho incuriositi o meno. Ringrazio ancora Bao per avermi dato la possibilità di leggere questo fumetto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!